Bene amici, è davvero l'ora dell'ultimo video di questa giornata, questo martedì 13 ottobre 2020, quasi alle ore 19. Intanto la temperatura un po' bassina, rigida, insomma, sì, qui in casa già si sente, anche se insomma, è forse un po' prestino già per accendere i termosifoni. Ma veniamo al dunque, è finita pochi istanti fa la partita, finalmente potremmo dire la partita dell'Italia Under 21, che dopo sappiamo tutti il rinvio di Islanda e Italia a causa dei tanti casi di positività della squadra di Andrea Nicolato. Oggi c'è stata anche. Non so se c'è stato un mix Under 20 e Under 21, informazioni. Comunque, la cosa più importante è che i nostri azzurrini hanno battuto l'Irlanda, che prima di questa partita era capolista. Noi avevamo 13 punti, quindi raggiungiamo l'Islanda, che però ha una partita in più di noi. Noi avremo però la trasferta tosta in casa dell'Islanda, non so quando sarà recuperata. Sta di fatto che vedendo prima i prossimi impegni, ovviamente rimangono altre due partite più recupero contro l'Islanda, quindi saranno due fuori e uno in casa. Oltre alla trasferta dell'Irlanda ci sarà anche la trasferta in casa del Lussemburgo, che però non dovrebbe crearci problemi. Per quanto riguarda gli autori dei gol, sono andati a segno per noi Sottil al 43esimo con assist di Tonali e nella ripresa al 62esimo Cutrone su assist di Sottil. Fortunatamente l'Irlanda non è riuscita a centrare la rete. Per quanto riguarda le statistiche, possesso palla 44 a 56, 10 tiri a 5, attacchi 104 a 126, attacchi pericolosi 38 a 49. Come ultime informazioni, no, non vedo le quote dei bookmaker. Comunque sì, partita giocata a Pisa. E ora quindi il prossimo appuntamento, come da calendario, è a novembre, due partite a novembre. Non sappiamo se sempre a novembre sarà recuperata la trasferta in Islanda. Quindi rilancio la linea allo studio, chiudendo di fatto la giornata di oggi sul mio canale YouTube, ribadendo: gli azzurrini di Nicolato battono tra le mura amiche in quel di Pisa l'Irlanda 2-0 e agganciano proprio i celtici in vetta alla classifica con 16 punti. L'importante per l'Italia è continuare a fare punti, a vincere soprattutto. Quindi noi ci vediamo domani, dove poi faremo anche l'anteprima di NXT, farò anche esclusivamente l'anteprima di Dinamite. Quindi bene, grazie a tutti, un saluto e buona serata, buona cena, buonanotte, a domani, ciao!